Buonasera, siamo a Medica, sul confine con l'Ucraina. Siamo tornati a Medica, è circa mezzanotte, fa freddissimo e nonostante le voci dicessero che il flusso di persone fosse ridotto, in realtà c'è ancora molta gente in coda, in attesa. La situazione qua è, rispetto a un paio di settimane fa, è molto cambiata, è decisamente più organizzata. No filming. Make a film or photo. Why not? Because police. Okay, no problem. I'm a journalist. Yes. Okay, you have a fish. Not with me, not here in the car. But it's okay, so if it's a problem, no problem. Ecco, come avete visto, le forze dell'ordine mi hanno bloccato, è venuto un soldato dicendo che la polizia non voleva che si facessero riprese. Non ho capito il motivo, però insomma, per evitare inutili discussioni, ho interrotto le riprese. Comunque, la situazione è questa, come potete vedere, c'è ancora molta gente che si sta calcando, nonostante appunto le notizie dei giorni scorsi dicevano che il flusso di persone fosse diminuito. E la situazione invece rispetto all'accoglienza è decisamente cambiata, c'è molta più gente, molte più organizzazioni di vari paesi, molto più organizzate, con appunto associazioni e organizzazioni di vari posti del mondo. Qua fino a 2 settimane fa era completamente vuoto. Incredibile questo prefabbricato imponente. Non c'era nulla qua fino all'altro giorno.